L'analisi dei telefoni cellulari, la prima incursione degli inquirenti e l'autopsia sul corpo della vittima. Procede il processo in corte d'assise a carico di Mustafa Al-Ashri, l'egiziano 43enne accusato di aver ucciso la moglie con 29 fendenti nell'appartamento di via Trieste a Fano. Questa mattina al tribunale di Pesaro si è svolta una nuova udienza nella quale sono stati ascoltati altri testimoni. Tra i racconti quello del maresciallo dei carabinieri che ha indagato sull'accaduto e ricostruito la scena del crimine. Dettagli importanti sono emersi dall'analisi dei cellulari, in particolare su un video che ritrae una discussione tra marito e moglie, con quest'ultima che mostra un'ecchimosi sulla gamba. Cancellate le applicazioni nel cellulare dell'imputato. Dopo una precisa ricostruzione del dispositivo della giovane mamma completamente distrutto, è stato possibile rilevare alcune conversazioni che indicano la fine della relazione. Sono emessi due elementi importanti. Il primo è che i file e soprattutto i video che poi sono alla base, uno dei capisaldi dell'accusa, in realtà potevano essere tranquillamente modificati, quindi sulla genuinità e sulla esatta identificazione sia geografica che la tempistica in cui gli stessi sono stati formati abbiamo dei dubbi. E inoltre non riesco a capacitarmi il motivo per cui pur in presenza di una fonte, diciamo, di probatoria come il cellulare dell'imputato, l'ingegnere non abbia ritenuto di estrapolare i dati all'interno del cellulare, ritenendo che appunto i dati WhatsApp e degli altri social di comunicazione non potessero essere estrapolati per motivi che poi oggi invece ci ha detto non essere veritieri, cioè quindi il blocco assoluto che lui riteneva della relazione esistere rispetto a tali dati in realtà è un blocco relativo alla valutazione che lui ha effettuato, che io rispetto assolutamente, ma che non ci ha dato poi un materiale probatorio interessante per poter ricostruire ciò che è accaduto sia prima che successivamente all'evento appunto omicidiale. Nonostante i tentativi della difesa, direi che anche tutte le circostanze aggravanti si stanno delineando chiaramente, con particolar modo riguardo al video. È la ragazza che dice "you beat me", cioè l'ha detto proprio lei, quindi non è semplicemente un commento, una traduzione. Perciò ecco, direi che la situazione è abbastanza chiara. Poi è ovvio che la difesa fa il suo lavoro, chiaramente, questo è scontato. A parlare questa mattina anche il medico legale che eseguì l'autopsia sul corpo di Anastasia. Analizzate poi le tracce lasciate sulle cosiddette armi bianche come coltello e taglierino, oggetti ritrovati dopo il femminicidio avvenuto il 13 novembre 2022. Minacce e maltrattamenti aggravano la posizione di Mustafa Al-Ashri, che anche questa mattina era presente in aula. Nella prossima udienza, fissata il 24 aprile, verrà ascoltata la madre di Anastasia. Ci sono le foto che ritraggono comunque dei segni di violenza che sono datate a settembre e il rapporto andasse male, questo si sa, la prossima udienza ci sarà la madre a testimoniare, la madre della vittima, e potrà raccontare degli episodi accaduti già quando erano in Ucraina e il bambino aveva pochi mesi di vita, quindi insomma questo che poi è agli atti. Perciò in realtà no, cioè a giugno si era veduto, no. Io credo che fosse più un tentativo di tenersela stretta, ma che in realtà poi il suo impeto usciva sempre, insomma.